Decolla la riforma della formazione professionale. Nel 2010, grazie ad un accordo siglato a Palazzo Chigi tra sindacati, governo e regioni, i circa 2 miliardi e mezzo previsti per la spesa formativa saranno indirizzati soprattutto ai percettori di ammortizzatori sociali. Molto importante perché, come purtroppo da tempo non accadeva, è unanime, perché coinvolge lo Stato, le regioni e le parti sociali, perché riguarda la condivisa esigenza di garantire a chi è costretto all'inattività non solo un reddito, ma anche un investimento concreto nelle sue competenze, nelle sue conoscenze, perché possa quanto prima tornare a lavorare.